Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, ha debuttato in televisione alla fine degli anni 70, partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58, poi divenuta Canale 5, e al programma della rete 2 Strix. Nel decennio successivo ha avviato anche la carriera d'attrice, partecipando a diversi film per il piccolo e grande schermo, proseguendo parallelamente la sua attività in televisione. Nel corso degli anni 90 è stata iscritta, per un breve periodo, all'Albo dei giornalisti, 1, e ha lavorato per alcuni settimanali e mensili. Dal 2003 lavora come conduttrice televisiva in esclusiva su Canale 5. Ha condotto diverse edizioni del Grande Fratello, nonché altri reality show, spettacoli di intrattenimento. Dal 2008, programmi di infotainment. È anche un'autrice di libri. Ha scritto 8 volumi, 7 pubblicati dalla Mondadori e uno dalla Nuova Eri. Ad essere finito nel mirino degli inquirenti, non sono stati tanto gli incontri tra i fedeli riuniti intorno a Gisella e suo marito, quanto il giro di soldi provenienti dalle tasche degli uomini e delle donne convinti dei poteri miracolosi della cardia, come la moltiplicazione della pizza o degli gnocchi, e anche alcuni messaggi che, a suo dire, le erano stati inviati direttamente dalla Madonna. L'altro giorno, durante la consueta puntata in diretta di Pomeriggio 5, la padrona di casa si è occupata ancora una volta del caso della santona Gisella. Ad essere intervenuto come persona informata dei fatti è stato il signor Luigi Avella, uno degli ex fedeli più vicini alla donna. Collegato da casa, l'ospite di Barbara D'Urso ha iniziato a parlare degli anni trascorsi a fianco della donna e del marito, e dei numerosi bonifici effettuati a loro favore. Secondo quanto dichiarato, Avella, considerato come un padre per Gisella, riponeva in lei il massimo della fiducia. Mai una richiesta ufficiale, ma solo donazioni libere, come nel caso dei 123.000 euro donati per coprire spese e fare offerte alla Madonna. Mentre tutto stava andando per il meglio, alla lettura di alcuni messaggi della Madonna raccontati da Gisella, la Barbara Nazionale ha preferito subito prendere le distanze, affermando di non voler sentir nominare Satana nelle sue trasmissioni.